È stato presentato e approvato in Consiglio Comunale il bilancio di previsione con 11 voti a favore, incassando quello di Antonio Santosuosso, che ha praticamente ufficializzato il suo passaggio nella maggioranza, diversamente da Daniele Tiso, che ha votato contro, praticamente creando una spaccatura all'interno della maggioranza a cui appartiene. Il bilancio, così come presentato, non prevede alcun taglio ai servizi e nessun aumento di aliquota per le tasse comunali. Noi avevamo tre obiettivi: non fare nessun aumento di tasse o di imposta, non tagliare su nessun servizio e dare una risposta a tutte quelle che erano state le delibere fatte in Consiglio Comunale. Abbiamo raggiunto questi tre obiettivi, infatti non ci sarà nessun taglio dei servizi, nessun aumento di aliquote delle imposte, e allo stesso tempo abbiamo previsto delle spese aggiuntive che trovano appunto il conforto da quelle che sono state diverse delibere approvate all'unanimità in Consiglio Comunale, quindi il DUP e l'adesione all'area vasta. Ogni consigliere legittimamente porta avanti delle proposte e cerca comunque di avere risposta anche nell'ambito della distribuzione di quelle che sono le risorse disponibili nel bilancio. Però è altrettanto vero che in questo momento, come ha ben detto il Sindaco in Consiglio Comunale, viene chiesto un atto di responsabilità a tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, nel cercare di dare risposta alla città, molte volte anche non raggiungendo degli obiettivi molto limitati su alcune considerazioni personali.